un anticipo per andare in pensione da restituire a rate in 20 anni con gli interessi. Questa è l'ipotesi per la riforma della previdenza presentata al tavolo con i sindacati dai rappresentanti del governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Nannicini, estensore del progetto, e il ministro del lavoro Poletti. Nessuna modifica alla legge Fornero quindi, ma sia la flessibilità in uscita dei lavoratori. Costo stimato dell'operazione 10 miliardi di euro. Per consentire il tutto, restando nei vincoli di bilancio, l'INPS creerebbe degli accordi specifici con banche e assicurazioni private. Saranno queste ultime a erogare l'anticipo della pensione, denominato APE, ma il cittadino continuerà ad avere rapporti solo con l'istituto di previdenza. Chi potrà usufruirne? Coloro ai quali manchino non più di 3 anni dall'età della pensione di vecchiaia, con penalizzazioni crescenti, a seconda che si tratti di una persona disoccupata, oppure dipendente di un'azienda che voglia ristrutturare, oppure ancora che voglia volontariamente lasciare il posto di lavoro. Ora le parti si riaggiornano per valutare ulteriormente la proposta. Prossimo incontro fissato per il 23 giugno.